la paglia, ma quando fu pronta, ecco arrivare il lupo cattivo, che con un soffio potentissimo la spazzò via. Spaventato il piccolo, scappò dal secondo porcellino. La sua casa era fatta di legno, i due fratelli fecero appena in tempo a nascondersi dentro, che arrivò il lupo cattivo di nuovo. Il lupo cattivo soffiò forte e la casa crollò. Allora i due porcellini scapparono dall'ultimo porcellino. La sua casa era fatta di mattoni. Il terzo porcellino fece appena in tempo a far entrare i suoi fratellini. Subito arrivò il lupo cattivo. Ancora una volta il lupo soffiò, più forte che poteva. Ma non riuscì a far crollare la casa, era troppo robusta. Il lupo se ne andò e non tornò mai più. Da allora i tre porcellini vissero felici e contenti. In un tiepido mattino se ne vanno i porcellini.